Ed ora siamo agli spettacoli, un duetto inedito, quello di Lucio Dalla e Cecilia Gasdia, che ieri sera si sono esibiti a Spoleto in un concerto applauditissimo davanti a 3.000 persone. Se chiude gli occhi, lo sa. Doveva essere un semplice esperimento, uno di quelli a cui Lucio Dalla ci ha abituati da tempo, ed è stato forse qualcosa di più. Sicuramente un bel successo, con 3.000 persone. Hanno dovuto allestire uno spazio in più a Piazza del Duomo a Spoleto per farle entrare tutte ad assistere a questo inedito duetto. Lucio Dalla con Cecilia Gasdia. Una cantante lirica apprezzata soprattutto per le sue interpretazioni rossiniane e uno dei cantanti più versatili e aperti alle sperimentazioni, Lucio Dalla. Nato con il jazz, ha scritto pezzi indimenticabili di musica leggera e ora si cimenta nei vari generi, etnico e classico, da camera e lirico. Pochi anni fa ha riscritto la Tosca di Puccini, ma non sopporta la parola musica colta. Non la chiamerei così colta perché sembra elegante. In fondo Puccini era un matto anche lui. Quando lui scriveva, scriveva per la gente, non scriveva per le istituzioni, un po' come facciamo noi. Quest'estate Lucio Dalla è in tournée in tre vesti diverse, con una formazione jazz, con un gruppo da camera e ieri sera per la prima volta con questa orchestra formata da 70 musicisti russi che suonavano i suoi classici. In primavera dovrebbe uscire il suo nuovo album, ma non solo. Ho un'ipotesi di un'altra opera da scrivere in Portogallo a Lisbona per il Teatro Nazionale del Fado, anche lì sarà una commistione di stili, di cose varie, ma continuo così. Cioè tutto quello che mi si prospetta curioso lo faccio, quello che mi si prospetta come quello che ho già fatto lo faccio meno volentieri, anche se mi tocca di farlo.